Ragazzuoli, bentornati sul mio canale, io sono Laser. Oggi è iniziata la nuova stagione, il nuovo pass di Clash of Clans e questo significa solo ed esclusivamente una cosa, che è uscita pure la prima sfida stagionale. Andiamo a ottenere, non posso ottenerla, perfetto, quindi andiamo a far l'attacco così da spiegarvi come ottenere 3 stelle easy. Cioè proprio ragazzi, easy. Allora, per prima cosa vi ricordo di iscrivervi e lasciare like, perché essendo 3 stelle, la prima la ottenete se vi iscrivete, la seconda se lasciate like e la terza se guardate il video. Quindi mi raccomando, che cosa fate? Allora, intanto il guardiano è in modalità aereo, quindi lasciate il modalità aereo. Se non è in modalità aereo, mettetelo in modalità aereo, tipo i telefonini. Lo mettete in modalità aereo, prendete qua il Flimflinger, lo mettete qua a sinistra, che tanto bombarderà tutto. Qua sarà tipo l'inferno di Dante, ragazzi, ci sarà tutto fuoco ovunque. Poi cosa prendete? Prendete 3 zap incredibili e le mettete al centro tra il Gran Sorvegliante e le due torri inferno singole. 1, 2 e 3. Perfetto, tutto distrutto. Qua sotto andate e prendete mongolfiere, la mettete sopra il cannone a sinistra, sopra il cannone a destra. E poi mettete questa bellissima truppa col cuccioletto. Lasciate stare perché distruggerà tutto da solo. Andiamo da quest'altro lato, ragazzi, da quest'altro lato. Mongolfiere a destra, cioè sinistra, a destra. E poi sopra gli mettiamo un bel draghetto. Andiamo qua sopra, ragazzi. Qua sopra dovete mettere Titana, Re, Regina, Campionessa e Guardiana delle Selve. Lasciate andare. Qua sopra invece quest'altro cannone voluto mettete i due draghi, i 4 draghetti e il vostro bellissimo Gran Sorvegliante. Lasciate stare, ragazzi. Fanno tutto loro. A voi non interessa più nulla. Altra cosa, siccome abbiamo molte truppe aeree, andate qua dove ci sono queste incredibili difese aeree e mettete 3 pozioni al centro, ovvero sulla difesa aerea centrale. 1, 2 e 3. Le togliete tutte e 3 così facendo. Adesso cosa fate? Spaccate qua sopra con gli spaccamuro, dove li ho piazzati io. Se volete potete spaccare qua, se no spaccate sotto. E mettete tutti i vostri incredibili Sneaky Goblin, che andranno a distruggere il municipio, ragazzi. Perché il municipio cadrà grazie agli Sneaky Goblin. Finito. Cosa dovete fare adesso? Niente. Aspettare, dovete semplicemente aspettare. Se volete potete rendere invisibili qua i vostri eroi. Io ragazzi personalmente questa pozione non l'ho usata, così come non ho usato la pozione degli scheletrini. Però ripeto, come volete voi potete farlo. Appena arrivate qua mettete la vostra incredibile cacciatrice degli eroi, ma giusto così tanto per sprecarla. Avete la regina che ha abilitato. Qualora vedete che i vostri eroi sono così così, ragazzi, mettete qua le due pozioni, quelle degli scheletrini, perché devono andare un pochettino a distrarre il monolita, devono distrarre le due inferno a colpo singolo. Un pochettino un casino. Voi fate qua così tutte cose e aspettate, ragazzi. È praticamente finita, perché dentro la macchina vostra ci sono un casino di valchirie. Non arrabbiate di più, ma proprio di più. Finito. Finito, ragazzi. Le uniche due abilità che dovete controllare, se volete, sono quella del vostro Gran Sorvegliante, perché dovete controllare esattamente se i draghi vanno tutti in un'unica zona o si sparpagliano. Se si sparpagliano, ragazzuoli, abilitate. Se stanno tutti insieme, tranquilli, aspettate fino a quando o non vedete che stanno per morire, oppure il Gran Sorvegliante verrà focussato da qualcuno e automaticamente, ragazzi, abiliterà. E inoltre, ragazzi, voi dovete controllare soltanto l'abilità, quella della regina, perché, ragazzi, vi serve per evitare che essa muoia a causa o del monolita o delle due inferno a colpo singolo. Re e campionessa, ragazzi, fateli morire, fateli abilitare quando volete, non vi interessa. Va bene? Mi raccomando, un bel pollice in su, fatemi sapere se vi è stato utile questo consiglio. E noi, ragazzi, ci vediamo domani con un nuovo video e vi aspetto tutti i giorni in live su YouTube e su Twitch. Ciao!